177 mostre e oltre 120 sedi per la 14ª edizione di Photo Festival, la più importante rassegna dedicata alla fotografia d'autore, in programma a Milano e città metropolitana fino al 30 giugno. Photo Festival è promosso e organizzato da AIF, Associazione Italiana Photo and Digital Imaging. Per Photo Festival, mostre in Confcommercio Milano nei palazzi Castiglioni e Bovara. Photo Festival, l'immagine torna ad essere protagonista della nostra città, è un grande evento sempre più diffuso che fa bene all'economia e alla cultura del nostro territorio ed è stato molto significativo che quest'anno sia aumentato il numero delle biblioteche aperte alle mostre fotografiche. Quest'anno Photo Festival è ancora di più evento diffuso sul territorio, cosa che ci ripromettevamo di anno in anno di fare, quindi internazionale perché comunque è rivolto al pubblico internazionale che visita Milano. Il tessuto di produzione culturale e creativa della città è di straordinaria vitalità e grazie a un sistema di alleanza molto proficua tra il settore pubblico e quello privato realizza un calendario che è sempre più serrato, è sempre più coordinato e quindi evita le duplicazioni funzionali e assicura un indice di attrattività altissimo di tutta la città nell'arco degli interi 12 mesi dell'anno. Questo è un aspetto cruciale della nuova dimensione che Milano sta assumendo e che la rende appunto assolutamente vicina e paragonabile alle altre grandi città d'Europa di cui Milano di fatto è diciamo nel novero ormai da diversi anni. Le novità di quest'anno non sono moltissime, sono particolarmente significative. La più importante credo sia quella della collaborazione con il Salone del Mobile, nel senso che noi abbiamo avuto l'occasione al Salone Satellite di avere uno spazio dove abbiamo fotografato e filmato assieme agli studenti dell'Istituto Italiano di Fotografia e degli studenti dell'Accademia della Scala, il corso di foto e video dell'Accademia della Scala, i giovani designer emergenti di tutto il mondo che sono passati da Milano in questa bellissima occasione. E questo darà modo di organizzare una mostra che si terrà al Centro Culturale di Milano con questi ritratti e un video che probabilmente girerà, accompagnerà le altre tappe del Salone del Mobile a livello internazionale. Noi non proponiamo soltanto mostre e quindi presentazioni di opere famose o di autori affermati, ma anche giovani, anche donne, ci sono più di 40 autrici, ci si parla di esordienti, si parla comunque anche di attività che non sono solo quelle di presentazione di mostre fotografiche, ma di workshop, di letture portfolio, di attività per le famiglie, di avvicinamento alla fotografia per i bambini. Quest'anno, prima volta, arriviamo con 15 mostre a Pavia, che vuol dire coinvolgere, includere in un evento diffuso di successo come Photo Festival anche Pavia. Questa occasione del, chiamiamolo, Festival Satellite di Pavia è un'occasione per mettere in rete gli spazi pubblici delle eccellenze pavesi che vengono coinvolte da queste 15 mostre, in particolare 13 sono a Pavia, una è a Voghera, quindi in provincia di Pavia, e poi abbiamo anche una vetrina a Milano nella OSI WWF in via Cazzaniga. Photo Festival però ha un'altra caratteristica che secondo me è importante, che è quella di abitare l'intero spazio urbano e quindi davvero ogni cittadina, ogni cittadino della città può riconoscere uno spazio vicino a casa propria che diciamo ospita, che è abitato da una mostra di Photo Festival e vale senz'altro la pena di visitarlo anche per capire come la cultura è sempre più diffusa nell'intero spazio urbano di Milano.